Buongiorno e bentornati sul canale. Qua con me c'è lo SkyDio2, finalmente tornato dall'America, e in questo video voglio proprio darvi le informazioni precise, puntuali, uno di come si è comportata l'assistenza dopo lo schianto avvenuto a Venezia del drone. Se vi siete persi il video vi lascio tutto in descrizione anche sopra. Ma soprattutto voglio dirvi come acquistare SkyDio2 direttamente dal sito ufficiale passando dall'America. Oggi, come vedete dal mio abbigliamento, sto per fare un'uscita di 70-80 km in bicicletta proprio con lo SkyDio, così andrò a riassaporare il brivido di volare insieme al Beacon. E niente, durante questo piccolo viaggio vi racconterò step per step come appunto acquistarlo dal sito ufficiale al prezzo giusto. Eccoci qua, partiti. Pocket 2 che sta registrando. Ora ci dirigiamo verso il lago Trasimeno. Da lì iniziamo tutto il percorso ciclabile. E poi là ci sono anche una serie di boschi dove faremo volare lo SkyDio2. Vi spiego dall'inizio un po' tutto. Allora, come prima cosa ho scritto all'assistenza di SkyDio per dire che avevo avuto questo incidente. Mi hanno chiesto i log di volo, si fa tutto dall'app, ti invio all'azienda e dopodiché hanno verificato appunto che ovviamente non c'era stata nessuna anomalia del drone, perché in realtà se avete visto l'altro video l'anomalia ce l'ha avuta la barca. Siamo rimasti in panne in mezzo al mare col vento e quindi non sono riuscito a far atterrare il drone sulla barca, anche perché stavo utilizzando solo il beacon. Quindi mi hanno dato indicazioni per rispedire il tutto, aprire l'RMA, sarebbe il reso. Dopodiché, con il mio contratto di DHL, lo stesso con il quale avevo fatto l'importazione durante il primo acquisto, ho rispedito il pacco a loro. Try and hold it, but I'm falling, falling fast forward. It's been a moment since we've spoken, and I'm calling, calling, cause I just wanna hot box in the summertime on a runaway. Why is it the right times always in the wrong place? Honeymoon trip around the sun, it's a long way. You can pick the flight path, promise we'll be right back. The elephant in the room. Ora abbiamo svoltato in direzione Chiusi per costeggiare sempre il lago, ma alla fine non avete bisogno di navigatore niente, perché tanto c'è il lago come punto di riferimento. But I don't know what happens in between, cause honestly I don't remember my dreams lately. A little strange given I just got off the weed, ain't it? Full house in hand, John Stamos and Candace, huh? Caught up your sleeve, still telling me to end you. Continuo ora a parlarvi di come appunto acquistare lo SkyDio2 direttamente dal sito ufficiale. Quindi, dopo averlo rimandato indietro, l'assistenza, devo dire, mi ha risposto sempre molto velocemente. Alla fine mi hanno detto: guarda, se è riparabile fino ad 800 dollari lo ripariamo, altrimenti dovrai acquistarlo nuovo al prezzo da sito. L'unica differenza è che, essendo questo caso un incidente, ovviamente metteremo la tua spedizione come prioritaria. Mi hanno precisato anche però che per aprirlo, per aprire il drone e controllare quindi i danni, mi avrebbero addebitato 150 dollari. Questa spesa poi non me l'hanno mai addebitata, quindi vabbè, meglio così. Comunque mi hanno risposto dopo tipo un giorno da quando l'hanno aperto e hanno verificato che il drone era da buttare, nonostante sia veramente caduto un secondo in acqua, nonostante la batteria caduta in acqua funzionasse, ma il drone era da buttare. Quindi alla fine ho optato per un nuovo acquisto dal sito. Approfittando della situazione, ho deciso di aggiungere, vabbè, la doppia batteria oltre al drone. Ovviamente ho acquistato solo il drone avendo ancora beacon, controller, tutto regolarmente, insomma, già in mio possesso.
e ho approfittato anche per acquistare i filtri ufficiali della Polar Pro, che ho detto magari ci esce anche qualche video più figo. Poi ero curioso di testarli, visto che mi mancava anche questa parte qui, e quindi ho fatto l'ordine e nel giro di una decina di giorni, a differenza dei classici 5-6 mesi di preparazione ordine da parte di Skydio, mi hanno preparato l'ordine, ho ricevuto la notifica, ma ovviamente loro mi hanno precisato più volte che non avrebbero e non spediscono ovviamente in Italia, perché come al solito loro spediscono solo in America oppure in Canada. E quindi è qui che arriva il trucchettino. Il trucchetto è avere un indirizzo in America. Così ho creato il mio indirizzo su Miami, sia con la mia società, per chi non lo sapesse io ho già un SRL in Italia da oltre 10 anni, ma ho creato anche lo stesso indirizzo per me come persona fisica, sempre su Miami. Anzi, devo ringraziare il mio capo del lavoro, ovvero quello che faccio, perché è stato lui che mi aveva dato questa dritta. Ma ora abbiamo una salita e ve la racconto tra poco. Quasi 20 km percorsi. Nel frattempo siamo arrivati qua nel piccolo borgo di Sant'Arcangelo, comune sempre di Magione. Il porta beacon dello Skydio è già pronto che scalpita. Piccola pausa con gallette, perché poi qua quando ripartiamo, qua dietro c'è un bel bosco dove andiamo a testare lo Skydio nuovo, primo volo. Prima di ripartire vi voglio dire intanto che il servizio che ho usato si chiama USABox, è un sito dove potete registrarvi gratuitamente, dopodiché vi creerete l'indirizzo in America. Tutto questo è gratuito, pagherete solo quando inizieranno ad arrivarvi dei pacchi nella vostra cassetta postale. Praticamente ogni volta che riceverete un pacco vi arriverà un'email con la foto del pacco, voi dovrete poi precisare il contenuto per la fattura doganale, scegliere la tipologia di spedizione e poi siete pronti appunto per farvi portare qualsiasi pacco dall'America all'Italia. Io ho fatto poi il servizio a pagamento da 10 euro, 10 dollari al mese, che praticamente mi fa risparmiare un po' sulle tariffe di spedizione. Anche in questo caso potrete scegliere tra spedizioni di vario genere, quindi se UPS, se DHL, che è quello che ho scelto io per la spedizione dello Skydio. E un'altra opzione che vi daranno è quella di rimodulare il pacco o i pacchi, soprattutto se ne avete più di uno. Infatti io avevo lo Skydio 2 nuovo e lo Skydio 2 caduto in acqua. Sono arrivati a distanza di una settimana l'uno dall'altro e quindi mi hanno dato la possibilità di aprirli, li avrebbero aperti loro e avrebbero fatto un pacco unico con entrambi. Comunque io non ho scelto questa opzione per questa prima volta e niente, quindi alla fine mi hanno spedito due pacchi separati. Ho speso un po' di più, però vabbè, preferivo non far aprire a nessuno lo Skydio 2, ma ci ha pensato la dogana ad aprire tutto, maledetti. Ecco qua il momento tanto atteso. Accendiamolo e poi ripartiamo, direzione Castiglione del Lago. È tornato ufficialmente lo Skydio 2. Thank you.
ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e se il video poi vi piacerà, magari lasciateci un bel like per supportarci. Questo fine settimana, quindi oggi, cioè il video oggi lo sto girando che è sabato, ma uscirà credo domani, che è domenica, quindi oggi, domenica, quando lo vedrete, apriremo anche le vendite sul nostro shop del DJI Mini 2 con codice sconto. I codici sconto li troverete nel nostro gruppo di Telegram, quindi aggiungetevi anche lì. Ora mi concentro sulla pedalata e andiamo avanti col video. Siamo ufficialmente entrati a Castiglione del Lago, che poi il paese è quello lassù. 34 km percorsi e siamo circa a metà strada. Turns out all along I was already ready to go. I guess you just didn't know. Benvenuti a Castiglione del Lago. And now I'm back doing all that I wanted. I'm gonna finish all the things that I started. If I'm being honest, I just didn't let it show. But turns out all along I was already ready to go. Ora appena ci fermiamo per il pranzo vi racconto la parte finale di come importare lo SkyDio 2 direttamente dal sito ufficiale, perché poi la parte più delicata è proprio la dogana italiana. In entrambi i casi questo è il mio terzo SkyDio, uno l'ho preso in Italia, gli altri due direttamente dall'America, e in entrambi i casi mi hanno sempre aperto i pacchi, solo che stavolta hanno un po' esagerato. Faccio vedere nel frattempo che pedalo le immagini che ho registrato appena sono arrivati i pacchi, quando l'ho aperto. Eccoci arrivati a Passignano finalmente, sembrava, me la ricordavo più vicino, diciamo. Ma soprattutto c'è un problema, e non da poco. Ho bucato. Bici abbandonate qua nel mio negozio di fiducia, per fortuna che sta proprio a Passignano, e ora continuiamo il giro senza batteria. Questo è il posto dove faremo pranzo, da Zefferino, dove siamo stati una volta anche con Elisa. Proprio qua, vista lago, sempre a Passignano. Tutti i piatti tipici umbri. Torta al testo. Burrata di Assisi con verdure grigliate per me. Questa burrata di Assisi è una roba incredibile. È arrivata anche la zuppa di sedano rapa con bruschettine. Non consigliatissime dal nutrizionista, però. Che bomba! Pranzo finito, ora si riparte direzione casa. Mancano circa 15-20 km. E arriveremo a circa quei 70 che vi dicevo, quindi ripartiamo senza la pedalata assistita. Siamo quasi arrivati di nuovo a Monte del Lago, da dove siamo partiti questa mattina. Fatica post pranzo poi. Eccoci tornati, Monte del Lago, finalmente. Sono distrutto e manca ancora il peggio, la salita, senza la mia pedalata assistita.
sto morendo. 15% di salita senza la pedalata assistita, e dopo 70 km fatti, non è il massimo. Skydio 2, bici sostitutiva, finalmente dopo 80 km arrivati a casa. Ma vi lascio l'ultima informazione, che è più un consiglio in realtà che un'informazione vera e propria, ovvero quello della dogana italiana. Infatti, come vi dicevo, il mio suggerimento per evitare problemi, visto che mi hanno aperto i pacchi nelle due occasioni in cui ho fatto l'importazione, è di dichiarare esattamente la cifra vera. La dogana applicherà circa un 22% di tasse, quindi ovviamente mettetelo in conto in tutto il giro se siete interessati ad acquistarlo. Il 22% del prezzo che andrete a dichiarare, però visto che il prezzo è facilmente reperibile in rete andando sul sito ufficiale dell'azienda, io eviterei di fare furbate, ma questo è solo un consiglio, poi magari passa lo stesso il pacco. Questo video termina qui, spero vi sia piaciuto, presto usciranno tanti altri video e confronti, perché faremo il confronto con Elisa tra Pocket 2 e Pocket 1, arriverà il Mini 2 e anche lì poi faremo altri confronti. Io vi saluto qui dall'Umbria con questo tramonto, fatemi sapere appunto nei commenti se avete dubbi, domande, oppure aggiungetevi al nostro gruppo di Telegram, perché ci si sente lì. Ciao ragazzi.